Ma dove va? Marie! Sei arrivato, sì. Ma casa dove veniva, ti sei vestito? Dove te l'hai messa la tunica? Che tunica? Sono andato a pescare, Mario. Uscito mezz'oretta prima dal lavoro, sono andato a pescare. Anche se era da male. Perché? Ho preso poche. Perché non c'era il bambino. Cosa c'entra il bambino? Cosa c'entra? L'altra volta sono andato col bambino, ho pescato un'acciuga e sono tornato a casa con il banco frigo lì per coprire. La roba della Madonna, solo questa volta non c'era niente. Vabbè. Comunque sei già in casa. Ma ti do fastidio. No, figura è mia, ti do proprio fastidio. Dai, Jaguar, è un casino. Poi sembrava la domenica del Palme per venire fino a qua. Poi indovina chi c'era qua dal portone? Ma chi c'è? Quei tre col camallo. E per così di anni che quella blindi cometa sarà andata, quei tre sono sempre qui fuori. Mari, mi raccomando, non ci aprire. Ma Giuseppe, mi ha regalato la roba quei tre. Ma le hai aperto, Già avete detto di non aprire a quel Gabriele là. Ma chi? L'arcangelo. L'arcangelo. Devi sempre tirare fuori questa storia. Sì, Mari, ce l'ho qua. Non è successo niente. Io ho visto una luce. Capito, ma io non ho mai visto nessuno vedere una luce e rimanere incinta subito dopo. Mari, non ho mai visto nessuno. Vabbè, ma non era una luce, cioè non era una candelina, Va bene, lì in candela, quello che era, non c'entra niente con la luce. Ma un neon. Cosa c'è? Sì, va bene, ho capito, non mi interessa, non c'è bisogno di stare qua a disquisire sulla luce. Un neon, quello che è. Va bene, un neon, ho capito. No, ma non un neon, fai conto un neon che c'era scritto Ipercop di Sarzana. Ma non ho capito. Ma no, per farti capire. Ma non, va bene, ma non mi interessa niente, sono da botte, pronto a mangiare, c'ho fame, dai. Giuseppe, che ore sono? Non lo so, sei e mezza, non lo so. Siccome non siamo all'ospedale, non è ancora pronto, va bene? E poi tua figlia non c'è ancora a casa. Come non è ancora a casa? Scusa, ha detto tuo figlio. Sì, mio figlio. Sì, va bene. Ah, va bene, non è ancora a casa, dov'è? È andato un attimo nel deserto, sì. No, ma mia, che io 40 giorni senza mangiare non ci sto di nuovo, Che 40 giorni? Fame ora. Ha detto che stavolta ci sta poco, stai tranquillo. Poi guarda, per la prossima volta mi sono già, ci ho comprato il telefonino. A bambino? Sì, così glielo diamo, l'ultimo modello, guarda, è un cellulare di quelli moderni. Che praticamente, ti spiego, tu dici il nome di chi vuoi chiamare. Sì. E lui fa partire la telefonata. Ma è chiamata vocale. Da vedere, Anna, che c'ha. Papà. Popolino, vibra. Sì, è tuo? Funziona, vibra, sì. Allora è sbagliato, è rotto, c'è qualcosa che non funziona. No, Mari, vibra, funziona. No. Ma veramente? No, lo riporto indietro. Ma perché? Ma non c'è... Vabbè, comunque. Cosa può, però bisogna apparecchiate, là? Sì. Vabbè, 5 è apparecchiato. Sì, per 5, perché guarda che tuo figlio è uno e trino, mangia per 3, hai capito? Vabbè, cosa c'è da mangiare? Acciughe in umido. Ma torna, Mari, e poi c'è anche un sacco di pane per fare la scarpetta. Sì, ma sempre pane con i pesci si mangia a sta casa. Io non so cosa farci, io continuo a farle. Poi quando penso che non ce ne sia più, apro il frigo e ce n'è sempre. Sembra che si moltiplichi la roba in questa casa. E vabbè. E da bere invece? Ah, da bere il bambino è uscito con un secchio pieno d'acqua, ha detto che al vino ci pensa lui. Boh, va bene, non lo so. Comunque, dato che ancora non è pronto, vado a sedermi un po' sul divano. No, vengo dopo. No, mon amore, visto che sei arrivato presto, rimani bello vestito, ce ne andiamo all'IKEA. Senti, Mary My Love, a me dell'IKEA non mi interessa niente, me ne vado sul divano, va bene? E la cameretta nuova del bambino si compra da sola? Mary, ma sei abbrinata? Mari, che mestiere faccio io? Che mestiere fai, Sanpei? Cosa fai? Ma no! Che mestiere faccio in realtà? La statuina del presepe. Mari, sono un falegname! Sono un falegname, la cameretta la faccio io, no? Vabbè, allora, sentiamo un po', Brico Center, che idea avresti? Sentiamo. Ma niente, è una robina semplice, no? Facciamo una cameretta, un lettino in legno, due intarsini, un po' di pagliericcio e fa venita. Intarsini, guarda che siamo in Palestina, non siamo a Brunico che fa gli intarsini, Ma mi sembrava un'idea carina. Fammi sentire, mi è arrivato il catalogo dell'IKEA. C'è tronzo, struttura letto in legno impialacciato 150x220 che ha una cannonata. Quanto costa sta roba qua? 650 sesterzi, se ce l'andiamo a prendere ce la montiamo noi. Per la Madonna, Belia. Veramente è per il bambino. Ma no, dico, la Madonna quanto costa? Sono qua. Ma no, che costa troppo, quello volevo dire, no? Dai, piantala, Mari, su, dai. Mari, pianta. Dai, ci andiamo all'IKEA, però piantala di pregnare! Capito, ma tutte le volte non possiamo mai permetterci mai niente, mai una vacanza, mai una gita all'IKEA, No, e invece no, perché il tuo Giuse qui ti ha fatto un regalino.
Sono passato dall'agenzia di viaggi prima di venire a casa. Veramente? Sì, prima di venire a casa sono. E indovina cosa ho prenotato? Una bella vacanza in Sardegna. Allora sei abelinato. Ma come abelinato? Ma no, mio figlio al mare, non ce lo possiamo portare. Ti ricordi l'anno scorso quando siamo andati al mare? Che si è messo a dire ai suoi amichetti: andiamo più di Roma! Ne sono affogati tre, ne sono affogati. non lo ricordavo mai. Sei dimenticato. È che c'era un'offerta buona, capito? Ho capito, due biglietti più l'asinello marcato pagavi poco, capito? Allora l'ho preso. Due biglietti, me e te l'asinello. Per il bambino. Per il bambino. E ora? Ora. Lì quello si incazza male. Si incazza. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo io, lo dici tu. Io? Dai, lo dici tu. Io? Ti prego, il ciocco delle lacrime di sangue, lo sai che non può resistere. Ma non ci crede più nessuno a quel ciocco lì. Vabbè, dai, lo dici tu. Sei la mamma, vedi. Io dico che sei la madre. Sei il padre. Ah no, scusa, Giuse, no. Scusa. Cosa? No, perché a volte mi confondo, se scusa. Dicevi che. Comunque dicevo, io lo dici te, no? Che sarà ma. Vabbè, facciamo così, qualcosa bisogna inventare. Te lo dico io cosa facciamo, lo vestiamo da maratoneta, gli facciamo fare tutto il Mediterraneo a piedi. Bravo, Giuse, complimenti.